Salve cari amiche ed amici, qui il vostro Saint-Chan ancora una volta, che faccio questo video perché già da giorni, sono forse due settimane che non faccio un video, che in molti in Facebook e in Google Plus mi chiedono di fare un video, e in più mi mandano dei messaggi privati nell'account di YouTube. Ed un mio carissimo amico Freddy Fosca 6 ore fa mi ha detto: per favore fai un nuovo video che sei simpaticissimo, e lo ha lasciato come commentario al mio ultimo video, come lavare i fornelli a gas, montarli, smontarli e ad accenderli. Stiamo al 18 gennaio, e oggi è mercoledì 18 gennaio 2017, mercoledì. Vi ricordo che il 26 gennaio è il mio compleanno, così mi potete fare gli auguri nel commentario del canale. Volevo dirvi inoltre che voglio fare un fact and question, frequent ask and question, soltanto che non mi sono pervenute nella discussione del canale delle domande. E poi vorrei fare uno sponsor time, ma ancora non ho ricevuto così tanti commentari, e la maggior parte dei canali che mi hanno dato like e si sono iscritti hanno 0 video. Quindi come posso fare uno sponsor time su canali che non hanno video? Comunque io vedo qualcosa che sta male e lo voglio accomodare. Ecco qua, chiudo o rompo questa scatola, perché ho dovuto caricare la targhetta micro SD. Allora, per fare contento a Freddy Fosca e a tutti quelli che mi seguono e che vogliono dei nuovi video, oggi che ho tempo carico questo video, faccio questo video, ma purtroppo io che non mi so organizzare, oggi non ho tanta ispirazione, e quindi lo faccio per accontentarvi, per accontentare il nostro amico Freddy Fosca, perché purtroppo io sono pigro e indolente, dovrei scrivere molto per arrivare a raccogliere idee. Invece fino adesso, nei 4 anni che ho fatto video, perché il 7 febbraio saranno 4 anni del canale che compirà, quasi 400.000 visioni totali, ho fatto sempre dei video ispirato a quello che mi veniva da dire, e molte volte li facevo così a casaccio, di cane, per non dire parole che poi magari gli sponsor di Walt Disney non mi pagano gli incassi, gli introiti pubblicitari. Quindi non voglio perdermi le sponsorizzazioni. Beh, parlerò un po' di quello che mi viene in mente. Ho visto il telegiornale e sono costernato, non soltanto perché nei luoghi del terremoto è sopraggiunto l'inverno e la neve finisce con l'appiattire tutto quello che non era distrutto, anche perché vedo che continuano le scosse telluriche. Dall'ultimo terremoto del 2016 ci sono state 15.000 scismi o sciami tellurici, 15.000, e poi oggi, proprio oggi, mercoledì 18 dicembre 2017, c'è stato un nuovo terremoto serio e dei nuovi crolli. Quindi piove e nevica sul bagnato. Quello che il terremoto non ha buttato giù, che era già precario, lo ha buttato giù la neve. Poi la gente aveva ancora delle speranze per il campanile della chiesa, mi sembra di Matrice o Amatrice. Invece la neve e le nuove scosse di oggi lo hanno finito per buttare giù tutto. E se continua così come i dati prevedono, arriverà a buttare giù tutto. La preoccupazione maggiore è che si sono aperte delle nuove faglie che potrebbero affettare nuovi villaggi e nuovi comuni, per cui non solo fino adesso non si è potuto mettere delle costruzioni precarie
per assistere agli sfollati e ai terremotati, ma addirittura, se continua così per anni, sarà messa in dubbio la ricostruzione permanente delle case, perché non solo finiranno con essere distrutte tutte le case che hanno resistito almeno apparentemente alle scosse e agli sciami sismici fino ad oggi, ma se continueranno gli sciami e le scosse sismiche per anni, ricostruire sarà per niente nello stesso luogo, perché ricadranno di nuovo, perché le costruzioni oggigiorno antisismiche si fanno perché possano resistere al terremoto il tempo sufficiente di permettere l'evacuazione, quindi poi sono inagibili, inabitabili, magari dipende dal tipo di suolo che si ha, perché se lo scossone è orizzontale magari resistono le costruzioni, se lo scossone è verticale, che c'è un dislivello di mezzo metro, la casa si spacca in due. E quindi sono molto preoccupato per i nostri compaesani del centro Italia, io che sono di Roma, ma addirittura Roma è stata in allerta terremoto e in allerta inondazioni o esondazioni il giorno di oggi. Io già l'ho detto in video in anni passati ed anche nei video che ho fatto l'anno scorso e nel 2009, no, nel 2012 e anche nel 2016. Cercate i video dove parlo di tragedie ambientali, vedrete che io ho sempre detto che Roma è una città costruita in più livelli. Infatti basta vedere gli scantinati di molti edifici nella periferia di Roma che sembrano catacombe dell'antichità. Ci sono addirittura dei settori della città antica, dell'urbe, interi con case, negozi, quindi tutto quello spazio vuoto sul quale si appoggiano costruzioni del Medioevo, del Rinascimento, poi andare addirittura in epoca preromana. E poi, come le fosse ardiatine, Roma è costruita su materiale friatico come il tufo, dei colli che sono molto friatici e pieni di grotte, di cavità, quindi uno scismo o uno scisma della quinta scala Richter o del quarto punto 5 con epicentro magari superficiale sotto l'urbe, sotto uno dei colli di Roma, potrebbe essere disastroso. Addirittura tutta la città potrebbe implodere e precipitare in una voragine enorme. Se succedesse alle 2 o 3 del mattino, purtroppo potrebbero essere milioni le vittime e potrebbe essere una catastrofe dalla quale il nostro paese con difficoltà potrebbe tirarsene fuori. I morti sarebbero tantissimi, ma soprattutto il tracollo finanziario ed economico sarebbe spaventoso. In quanto tempo ricostruire Roma? Non dico le antichità, ma le case. Se sparirebbe l'euro, in quanto tempo ricostruire tutti gli abitati di Leur, di Ostia, di Casal Palocco, dell'Agropontino? Veramente sta tutto costruito su colli, come Pomezia, Castel Gandolfo, Castel Sant'Angelo, Castel Fusano no, perché sta vicino al mare, ma potrebbe causare un effetto tsunami e quindi anche la tenuta presidenziale essere a rischio. Quindi io mi allarmo anche per Roma e per il mio quartiere residenziale Casal Palocco, perché basterebbe un sisma inferiore a quello che ha colpito Amatrice e Scombri per rendere Roma una città di scombri, di sgombri. E quindi sono molto preoccupato, spero che questo scenario non si realizzi mai, perché immaginatevi un epicentro molto profondo, magari a 30 km, ma sotto la perpendicolare, il baricentro di Roma, di una scala Richter di 8,9 o di 9,5 o 10, sarebbe veramente come 100.000 bombe di Hiroshima e Nagasaki messe insieme.
e farebbe un cratere con un fungo di terra alto chilometri e sparirebbe dalla mappa l'intera città di Roma fino alle periferie. E questo è uno scenario che io non vorrei mai vedere, però visto che non finiscono mai questi sciami tellurici e che oggi c'è stata un'allerta nazionale per Roma capitale, che non si andava a scuola, non si tutti i mezzi di trasporto fermi, la metropolitana e tutto, significa che ci sono dei reali rischi che questo possa avvenire. Voglio chiudere questo drammatico tema e voglio parlarvi di libri, visto che nessuno mi fa delle domande su cosa leggere. Io ho tanti libri, vorrei che voi mi faceste delle domande, e infatti stavo per parlarvi di nuovo delle opere di Henri Charrière. Che Henri Charrière è lui, io ho fatto già un video che ha scritto Papillon e Banco, quindi cercate fra i miei video della rubrica letteraria Henri Charrière. Però adesso vi voglio parlare di nuovo di un altro libro del quale vi ho parlato, forse ce n'è più di uno, ma parlarvene tutti insieme mi sembrerebbe pesante. Ci sono anche i libri che non bisogna leggere perché sono delle autentiche cavolate, come questo, i libri sulla magia. Io amo leggere, ho letto di tutto nella mia vita, quindi ho letto anche libri su rituali magici e queste cose, non che ci creda perché sono ateo e agnostico, ma veramente le cose che si leggono sono come quelle sui dischi volanti. Veramente mischiano un po' di tutto, discipline religiose orientali, telepatia, civilizzazioni avanzate, magnetismo, cose della fisica, della meccanica quantica. E a proposito, lascio da parte la descrizione di questo libro, che già ve ne ho parlato in un video, per dirvi che io già da tempo sto guardando dei video che pretendono dare delle spiegazioni sulla geopolitica degli Stati Uniti, la geopolitica anglo-americana e la geopolitica della NATO. Non so se si chiama David Ice. Ho visto dei video e delle conferenze di certo signore, chiamiamolo così, adesso sto cercando il dato, vediamo se trovo. No, credo di no. Purtroppo a volte cerco quello che ho visto prima e non lo trovo. Sì. Uno degli esponenti complottistici si chiama proprio David Icke o Icke, e all'inizio i suoi ragionamenti sopra le elite
circa l'elite che governa il mondo, i suoi schemi piramidali, i politici che dipendono dalle banche, queste che dipendono i politici che dipendono dalle corporazioni, dalle industrie, queste che dipendono dalle banche, le banche sovranazionali, il sistema economico mondiale e tutto il resto quadra, perché in realtà non sta facendo altro che parlare di politica e di economia. Però poi c'ha delle sclera, perché arriva a parlare di, per esempio, che il mondo è un ologramma, che i politici sono tutti dei rettiliani, che tutti fanno parte, i politici, i bancari, i finanzieri, di elite, di società segrete, che stanno in comunicazione telepatica con gli alienigeni. Non so che pazzi. E che tutto nasce in società segrete, tutto si spiega l'economia in società segrete, e dice sempre school and bonds, il denaro l'hanno inventato nelle società segrete, i marziani anche, e tutti si relazionano, sono promiscui sessualmente, fanno dei rituali voodoo ispirati da Aleister Crowley, e, insomma, se esiste la finanza mondiale è per sponsorizzare tutte queste società segrete che fanno orge pubblicate in internet e che lui ha accesso. Sembra uno dei tanti contattisti ufologi, autoproclamato ufologo, che mischia economia, UFO, spiritualità, vibrazioni energetiche, chakra, ologrammi, informatica. Tanto è vero che io poi sono arrivato a guardare dei video di critica a David Icke, che fa vedere come lui abbia iniziato negli anni 90 da giovane o anche prima a proporre queste bufale, prima per iscritto e poi quando i trash media, che pur di avere delle notizie si avvalgono anche di questi salami come David Icke, diffondendone il pattume. Lui all'inizio, David Icke, fosse un contattista, uno che era un challenge, un contatto con gli angeli, uno del New Age, un avvistatore di UFO, insomma persone che se le arrangiano e ne raccontano di tutti i colori, si ripresentano come studiosi degli angeli e del linguaggio degli angeli, poi ritornano dicendo che studiano, sono degli esperti in società segrete, in Adam Weishaupt e negli Illuminati, che interpretano il biglietto di un dollaro, che capiscono la finanza internazionale che sta monopolizzata da società segrete, che poi interpretano la politica e la geopolitica secondo queste chiavi di contattologia con gli UFO, con gli extraterrestri, con società avanzate che ci controllano, che gli dei della terra erano degli extraterrestri, e poi alla fine capisce che è tutta una bufala e che invece proprio questi personaggi, che ce ne sono molti sempre di più nel tubo ed in internet, contrariamente a quello che dicono, che loro vanno contro la finanza, l'economia, le banche, i politici, i media corrotti, il mainstream, i mass media, i canali televisivi, radio, il cinema, i giornali, le elite, proprio per la loro ignoranza e per le cavolate che dicono, sono funzionali al sistema. Perché non fanno altro che disinformare, diseducare e rianalfabetizzare le masse. Infatti è contraddittorio. Viviamo in una società, quella odierna, in cui sempre più persone hanno libero accesso all'istruzione e all'educazione. Viviamo in una società sempre più informatizzata,
ricca di informazioni, di attualità, di notizie. Basta accendere internet e navigare per il web, non mancano notizie, però bisogna discriminare la zizzania dal grano, perché queste persone come David Ice non fanno altro che tenere nell'ignoranza le persone, perché non basta essere istruiti, bisogna anche avere buon senso e ragionare, avere spirito critico. Quindi è più difficile, lo so, studiare economia per sapere qual è il tracollo e il fracasso delle economie dei paesi moderni. È più difficile studiare finanza per vedere perché fracassa e tracolla la finanza nell'Unione Europea, in Italia, in Cina, nelle relazioni internazionali. È più difficile studiare statistica per sapere perché abbiamo i politici del cavolo che ci abbiamo in tutto il mondo. Ma proprio questi diseducatori che parlano relazionando cose di paranormale, di ufologia, di società segrete con cose razionali come l'economia, la politica, la finanza, che hanno a che vedere con la matematica, con la sociologia, con la storia, con la geografia, con le tradizioni, con cose razionali, sono quelli che permettono ai politici di governare, perché più ci ridurranno verso il basso, più sarà facile per qualsiasi politico italiano e del mondo intero argomentare qualsiasi cosa senza spiegare il suo programma razionalmente e quello che vorrà fare. Tanto in chiave complottistica si può giustificare tutto e accusare tutto. Quindi queste persone sono più funzionali di quello che vi immaginate voi al sistema, perché il sistema ci vuole ignoranti. Infatti questo è il problema che avevano visto nell'antica Grecia. Se siamo tutti uguali, abbiamo tutti diritto di opinione, allora opina tanto la persona istruita come la persona ignorante, ci hanno tutti ragione, e il politico basta che sia populista e demagogico e faccia ragionare la gente con la pancia e non con il cervello, e che tenga incolte le masse, non dico senza istruzione ma senza cultura, perché lo votino. Infatti qual è il limite, il difetto della democrazia? Se è vero che con la dittatura non puoi scegliere in nessun modo, e invece con la democrazia puoi arrivare a conoscere la dittatura, soprattutto se la democrazia fallisce. La democrazia indiretta e rappresentativa permette soltanto ai cittadini di votare, quindi chi fa politica attiva può comprarsi il voto, primo mantenendo basso l'istruzione e il tenore delle conoscenze dei cittadini. Quindi è per quello che il sistema educativo è sempre più trascurato, pagano sempre meno i maestri e le università hanno sempre meno finanziazioni in Italia, perché più ignoranti creano le scuole e le università, più il politico può sdoganare qualsiasi propaganda politica. Nei paesi più avanzati d'Europa questo non succede. Quindi più finanziazione alle scuole, più intelligenza e meno ideologia politica. E poi succede anche che la democrazia indiretta e con il voto permette di corrompere facendo dei brogli elettorali o comprando i voti. Quindi alla fine siamo veramente rappresentati da gente che dopo aver vinto con il voto democratico passa da un bando ad un altro o fa il contrario di quello che avevano promesso se vincevano, o magari se vanno all'opposizione appoggiano programmi contro i quali si erano schierati al momento di candidarsi alle elezioni. L'unica soluzione per mantenere un paese democratico è come facevano nell'antica Grecia, cioè la gente preparata si candidava per un carico di sindaco, di magistrato, di primo ministro, di ministro, tutti quelli che sono competenti,
come primario di ospedale, come senatore, come qualsiasi cosa. Poi gli si votava a caso, come si estraggono i numeri della lotteria. Colonna A, posizione 11. Erano tutti abili a essere magistrati, per esempio, quindi si eleggevano i magistrati che si le persone che avevano un'istruzione per poter accedere alla magistratura con l'incarico di magistrato, magistrato supplente, aiutante magistrato, e però gli si estraevano a caso, non con votazioni, non si doveva convincere nessuno con la propaganda. E quindi sarebbe in Italia lo stesso, elezioni che non sono né dirette né indirette, ma sono delle vere estrazioni, delle lotterie, cioè ognuno deposita il proprio curriculum, magari rappresentato da una tessera e da un numero, da una sigla alfanumerica. Allora, quali ministri estrarre? Tutti quelli che possono accedere al carico di ministro saranno sorteggiati, e così non ci sono elezioni di mezzo, così tutti possono democraticamente accedere all'incarico. Quale sarà il presidente del Consiglio dei Ministri? Tutti si presentano, presentano il loro curriculum e alla fine si estrae uno. Quali saranno i deputati e i senatori nel Parlamento? Ognuno presenta il proprio curriculum, quelli idonei attitudinalmente, psicofisicamente, per costituzione, per formazione, saranno sorteggiati. Servono 600 senatori e 600 deputati, si presentano in 80.000 per senatori, 80.000 per deputati, si estraggono. E poi un'altra cosa, che non si può cambiare di bando a meno di non ritirarsi dall'incarico, che non si può durare più di un anno e che non si può fare astensionismo più di certi giorni di seguito, a meno che non lo si possa giustificare per ragioni strettamente necessarie di salute propria o dei propri cari o per rappresentanza politica all'estero, altrimenti uno si deve ritirare e si sorteggia un altro. Perché con questo sistema di lotteria degli incarichi e dei lavori, non è che uno è politico a tempo indeterminato o per 5 anni e poi che si possa rieleggere a tempo indefinito, ma un anno, e poi deve giustificare l'assenza, altrimenti si ritira automaticamente. E questo vale anche per i professori, che attualmente gli insegnanti, i docenti nelle scuole, nelle università, fissi sono solo quelli di religione, tutti gli altri non sono di ruolo ma sono precari. Invece con la lotteria, dottori, medici, professori, poliziotti, tutti sarebbero sorteggiati, magari per stare in carica più di un anno, e ogni volta gli risorteggerebbero di nuovo, oppure se sono idonei, nel caso degli insegnanti nelle scuole pubbliche, parteciperebbero al concorso se passerebbero degli esami, e nelle scuole private potrebbero riassumerli automaticamente. Quindi il sorteggio dei funzionari pubblici, almeno nei luoghi di lavoro pubblici, scuole, ministeri, enti regionali, enti governativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle città, dovrebbe essere una lotteria, un'estrazione del lotto, perché come vedete, quando c'è la scheda elettorale di mezzo, è possibile corrompere il voto attraverso la demagogia, il populismo, le fritture di pesce, oppure comprare direttamente gli ispettori nei seggi, o distruggere le schede elettorali, come è successo molte volte per il voto all'estero, che si sono trovate nella spazzatura delle schede elettorali
della circoscrizione esteri. E quindi questo è il mio pensiero sulla democrazia, che forse è più importante di tutti i libri patume che si sono stati scritti sulla magia. E mi raccomando, non crediate a tutto quello che si dice sull'elite finanziaria da gente come David East, perché molte cose di giuste le vere, ma sono semplicemente dati economici e politici che magari gli passano. Tutto il resto, l'amalgama di teosofia, scienza, scientismo, ufologia e tutto è ciarpame. Quindi se volete capire veramente perché il mondo va allo sfascio, studiate economia, cercate da fonti vere in internet e nel web le ragioni economiche e politiche del degrado del mondo, le ragioni culturali ed intellettuali perché i politici vogliono ridurci sempre più in basso, livellarci sempre più verso il basso, in modo da governarci meglio con l'ignoranza, e il perché la classe dominante politica e dirigenziale finanzia attraverso le reti televisive che gli danno spazio gente come David Ice, che parla di tutto meno che di economia e di politica, perché poi se ne esce con che i dirigenti politici appartengono a logge segrete che nelle quali sono iscritti i rettiliani, che hanno un altro codice genetico, e che il mondo è un ologramma e queste cazzate varie. Studiate veramente economia, commercio, finanza, politica, leggete Machiavelli, leggete i veri libri, che non ascoltare questi farsanti che fanno la parodia delle scienze economiche e politiche, perché dalla crisi del mondo moderno si può uscire soltanto leggendo circa la crisi dei valori moderni, della crisi della politica moderna, non pagliacciate ufologiche. E con questo vi lascio, perché non voglio che il video sia troppo pesante, ho trovato un po' di ispirazione. Spero che il nostro amico Freddy Fosca, col quale ho chattato oggi, ma anche tutti gli altri amici che purtroppo non mi ricordo, che mi hanno richiesto almeno nell'ultima settimana, se non nelle ultime due settimane, che facessi un video, con questo spero di lasciare conformi tutti. E poi, come sempre, sogno di fare un qualche cosa di più organizzato sopra un tema specifico. Intanto cavolacchio un poco, non dico la parola specifica, perché se no mi censura Walt Disney, perché la fascia di età dei miei televidenti e dei miei videovidenti è dai 10-15 anni ai 25-27, con dei picchi di audience prevedibilmente dai 25-30 anni ai 40-50 anni. Io il 26 gennaio 2017 compio 48 anni, quindi ecco, dai 45 ai 48 anni mi seguono abbastanza persone, però soprattutto dai 15-20 anni ai 25-30 è più maschi che femmine, anche se adesso ultimamente un 30% di donne nel mondo, perché mi seguono anche fuori d'Italia, un 30% fuori d'Italia e un 30% del totale sono donne. Allora vi lascio, il vostro Santen Chan vi lascia, spero questo video vi piaccia. Sono circa due settimane che non faccio nulla, che non dormo negli allocchi, quindi perché questo video non sia troppo pesante ci fermiamo qua. Grazie di seguirmi. Ho superato le 100.000 visioni in un video, ma ancora YouTube non mi paga, perché non ho superato circa, non so se i 4 dollari o gli 80 centesimi lordi, eppure sono iscritto ad AdSense. Mi raccomando, diffondete i miei video. Ciao e buon anno nuovo di nuovo.